Allora, l'app è molto semplice, potrei dire che è addirittura banale, nel senso che ci consente di rintracciare laddove emerga un soggetto positivo al Covid, altri soggetti che nel corso della quotidianità hanno avuto dei contatti per un'esposizione di almeno 10 minuti, con una certa vicinanza, distanziati da 1 metro. È un elemento estremamente utile questo perché consente evidentemente di ampliare il racconto del paziente, il quale non si ricorda ovviamente tutti i contatti che ha avuto nell'ultimo periodo, si ricorderà di familiari, di qualche amico, invece a quel punto apre l'app e vengono fuori altre decine di contatti che sono stati, diciamo così, allertati. Ovviamente questo è uno strumento che funziona solo in un caso, e cioè che questi soggetti cui compare l'alert e quindi siano potenzialmente affetti da Covid, considerando che lo saranno un'estrema minoranza affetti da Covid, poiché se queste persone girano con le mascherine, come è probabile, anche se stanno abbastanza vicino, non dovrebbero averlo contratto il Covid. Quindi ci sarà una minoranza di questi soggetti allertati e quindi l'unico modo per farlo funzionare è che immediatamente, nel giro di 24 ore, queste persone abbiano a disposizione il tampone. Se questo non c'è, è evidente che nessuno dirà io ho avuto l'alert, perché dopo una quarantena così dura, ma è difficile che qualcuno che ha l'alert e sa che il tampone gli viene fatto chissà dopo quanto tempo e magari si deve mettere nel frattempo in quarantena, abbia questo senso civico da autodenunciarsi. Allora, questo è il punto cruciale. E cioè, se davvero comparso quell'allerte, io che so che sono a rischio e magari però lo sono poco a rischio perché sono stato diligentissimo, ho sempre avuto la mascherina, ho sempre tenuto il distanziamento, però ho preso un caffè con un amico, alle mie spalle c'era una persona affetta da Covid e quindi eravamo a meno di 1 metro, pur essendo con il fiato non vicino, tuttavia l'app non c'ha la fotografia di come sono posizionato, dice semplicemente che io stavo a meno di 1 metro. Allora, è evidente che io che so che probabilmente non l'ho preso questo Covid, o ho subito la possibilità di farmi tracciare questa eventuale patologia, oppure il sistema salta. Qui bisogna essere molto chiari. È Quindi è uno un passaggio strumento obbligato, dentro un diciamo. sistema sanitario più ampio. Se questo si fa, è uno strumento utilissimo, perché aumenta le possibilità di verifica. Se questo non si fa, è un totale fallimento. Ok, quindi l'efficacia praticamente dipende direttamente proporzionale da questo passaggio che abbiamo detto che dovrebbe essere praticamente quasi obbligatorio, giusto? Sì, Senta. l'efficacia ovviamente è legata a una strategia sanitaria che va al di là dell'app. L'app è utile perché io non mi posso ricordare tutte le persone che ho contattato, che ho contagiato, né il soggetto che riceve l'arte può sapere che è stato a contatto. Fate attenzione, è molto utile perché purtroppo io lo sto vedendo quotidianamente. Io vivo vicino a un parco. Beh, i ragazzi tra i 20 e i 30 anni ormai sono saltate tutte le regole. Girano, giocano a pallone, si abbracciano, viva la gioventù. Eppure, se lì c'è una signora anziana seduta, una persona di età che porta il cane e questi ragazzi che invece sono, nella pienezza e in qualche modo sono, potremmo dire, dei portatori sani del Covid, sono delle mine vacanti. E quindi, se noi non riusciamo a tracciare questi soggetti cosiddetti asintomatici, prima o poi ricadiamo dentro questa vicenda bruttissima e tutti ci dicono che purtroppo tornerà una seconda ondata. Allora l'app è utilissima proprio per cercare di tracciare quelle situazioni asintomatiche che altrimenti non si potrebbero tracciare, però va inserita in un contesto di strategia sanitaria più ampia. Perfetto, un altro aspetto che riguarda sempre l'app Immuni, adesso abbiamo parlato dell'efficacia, di come funziona, perché sembrerebbe abbastanza semplice il suo funzionamento. Una nota dolente, potremmo dire così questa volta, da parte di molti cittadini è il fatto della privacy, cioè come può essere rispettato l'anonimato delle persone.
Scusi che io purtroppo non la sento la sua domanda, me la può ripetere? Sì, allora parlavamo della privacy, che è un aspetto Ah, molto sì. dibattuto per quanto riguarda proprio l'app Immuni, soprattutto dalla gente, cioè dalle persone, dai cittadini Sì. normali che chiedono come potrà essere in un certo senso rispettato Sì, l'anonimato del cittadino. certo. Allora, questo bisogna essere molto chiari. Il dibattito oggi non è più se rispettato o no la privacy, perché è chiarissimo che questa app è davvero all'acqua di rose rispetto alla privacy. Non c'è il tracciamento satellitare, è tutto su base volontaria, non c'è nulla di obbligatorio. Addirittura i dati sono decentralizzati, quindi sono tenuti dentro gli smartphone e anche c'è un cervellone centrale. Quindi è veramente così, un divertissement tra persone che vogliono a tutti i costi suscitare polemiche. Il tema della privacy non c'è, l'ha detto il garante, quindi è totalmente irrilevante questo discorso della privacy. È diverso il tema della sorveglianza. Il tema della sorveglianza, cioè di fare in qualche modo sapere quello che io sto facendo. Allora, questo tema legato in qualche modo al mio tracciamento, che non significa che si hanno i miei dati, ma che evidentemente a un certo punto mi arriva un alert e quindi mi crea una difficoltà perché mette in discussione anche una mia libertà, perché a quel punto invece vorrei non far sapere a nessuno che ho avuto queste situazioni a rischio. Devo dire la verità. È probabile che a prescindere dall'app ci sia stato un certo numero di italiani che nel dubbio di avere o no questo virus se ne stavano chiusi dentro casa anziché andare a verificare se effettivamente c'era il virus e questo è anche ragionevole. Allora, il tema della privacy, una volta che è stato col garante che lo ha detto chiaramente che non ci sono rilievi, io addirittura lo avrei reso obbligatorio a questa app. L'avrei resa davvero obbligatoria, perché se non c'è il problema della privacy, ma qual è il tema? Il tema di fondo è che forse non c'è una piena consapevolezza civica dei cittadini, io parlavo in particolare dei più giovani, di il fatto che un proprio comportamento può pregiudicare la salute degli altri. Allora, in questi casi, una volta che è stato detto chiaramente che non c'è un problema di privacy, ma allora rendiamola obbligatoria questa app, nel senso che si scarica automaticamente, ovviamente chi deve avere il Bluetooth, e in particolare poi scatta immediatamente un'autodenuncia nel momento in cui c'è il codice che arriva. Altrimenti, questo è il secondo aspetto debole di questa app. Abbiamo visto che nei paesi dove la stanno applicando stanno sotto il 20, il 15% della popolazione e sono numeri molto esigui. Io, per esempio, nelle zone rosse. Lì davvero la cercherei di rendere il più possibile obbligatoria. Non sarà così. A maggior ragione bisogna spiegare che il sistema sanitario deve essere pronto davanti a eventuali alert, perché altrimenti questo strumento nel giro di una settimana viene archiviato e però è una tecnologia che sarebbe utile, perché non possiamo fare a meno di pensare che le tecnologie spesso ci sono molto, molto utili. Ecco, diciamo che arrivano diversi messaggi durante la nostra diretta, mi avvicino per leggerli, e ce n'è proprio uno che chiede se c'è bisogno per uno strumento del genere, uno strumento legislativo al quale si potrebbe essere comunque vincolati, perché ne abbiamo parlato però adesso, non c'è una questione di problema di privacy, quindi io direi che in un certo senso abbiamo bene o male risposto a questo nostro partecipante. Ecco, perché lo abbiamo detto, il problema non è l'acquisizione della posizione o meno, e quindi diciamo che la possibilità di invadere la privacy delle persone non c'è, non esiste. No, consideri che la base cosiddetta giuridica esiste perché c'è un decreto, quindi non siamo davanti a una situazione improvvisata, siamo davanti a una base giuridica, cioè un decreto legge che tuttavia non ha forzato oltremodo la mano, perché gli elementi, ripeto, della volontarietà sono sia in entrata che in uscita, cioè sia dell'eventualità di scaricarsi l'app. E sì, addirittura nell'eventualità che arriva questo alert e io possa decidere se o meno autodenunciarmi. Io credo che sono due volontarietà molto deboli in questo contesto, ma anche perché, ripeto, se non c'è un problema di privacy, tanto valeva renderlo obbligatorio, cioè se non c'è quella paura che quei dati vengono trattati illegittimamente.
E peraltro faccio un'altra osservazione, questa paura è davvero una paura fuori dal mondo, ma scusi, i nostri dati sanitari non sono già normalmente trattati quando noi andiamo a ricoverarci? Il fascicolo sanitario elettronico che lo stesso decreto dopo anni sta cercando ulteriormente di implementare già non traccia il nostro stato di salute. Non siamo contenti se noi andiamo in un pronto soccorso e anziché dover trovare una serie di informazioni quando rischiamo la vita, immediatamente viene fuori una schermata e vedono se siamo refrattari, incompatibili, abbiamo un'allergia e ci danno il farmaco giusto. Ma questo significa salvare vite umane. Allora qui davvero mi sembra un dibattito surreale, fatto spesso anche di persone che magari in modo astratto non sanno nella quotidianità che già i nostri dati sanitari, e grazie al cielo, li ritroviamo dentro i terminali delle ASL, dei pronti soccorso, di quando ci ricoveriamo, perché nel giro di pochi secondi riescono, o meglio, dovrebbero riuscire, e c'è anche un ritardo in questo senso perché non è compatibile sempre da regione a regione, a tracciare immediatamente quelli che sono farmaci che si possono dare, trattamenti che possono eseguire e alla fine avrebbero un dato in più, avrebbero anche il fatto che sono affetto o meno al Covid o addirittura sono a rischio e questo mi sembra che è qualcosa di buono per la mia salute, non qualcosa di contrario alla mia salute. Perfetto, allora la sua posizione è chiarissima. Allora, prima di chiudere, perché so che poi lei è impegnato, le volevo fare una domanda sulla stretta attualità, perché noi abbiamo iniziato un po' più tardi perché il presidente della Regione Lombardia, Fontana, Attilio Fontana, ha fatto una conferenza stampa in cui ha detto: io confido il 3 giugno, come dovrebbe essere per le altre regioni, di poter far muovere i Lombardi in totale tranquillità. Si era parlato di fare delle differenziazioni in base al contagio delle regioni, però ecco, queste sono le ultime notizie che arrivano dalla Regione Lombardia. Secondo lei, questa apertura dei confini, mettiamola così, per quanto riguarda il 3 giugno, può essere un'apertura indiscriminata o andrebbe meglio un'apertura in base al contagio e quindi alla curva del contagio nelle varie regioni? Guardi, occorre vedere quali sono i dati concreti e cioè per me l'idea dove ci sono dei dati piuttosto ancora rilevanti va usato un trattamento differenziato da altri territori dove quei dati non sono così, ma questo è l'ABC delle relazioni istituzionali. Adesso io non faccio una questione di Lombardia, Toscana o Sicilia, ma è così come succede nel mondo, eh? Così come succede da un paese rispetto a un altro paese, o un paese enorme come gli Stati Uniti, o pensiamo alla Cina, la Cina mica l'hanno chiusa tutta, hanno chiuso alcuni territori, noi grazie al cielo siamo un paese un po' più piccolo, quindi anche più gestibile per certi versi, e allora se ci sono dei dati che superano la soglia di allarme, non è che si possono trattare i cittadini allo stesso modo di quelli che invece sono in altri territori dove sono ben al di sotto di quella soglia d'allarme. È chiaro che vogliamo stare tutti insieme, siamo tutti italiani e tiriamo tutti la barca dalla stessa parte, ma ci mancherebbe altro. Però bisogna essere anche molto concreti, per cui se questo significa che anziché un rischio facciamo 0, qualcosa, il rischio diventa molto più alto. E beh, vorrà dire che ci sarà un altro periodo di pseudo quarantena per quei territori che ancora non hanno risolto totalmente il virus, perché altrimenti torniamo da capo, non è, nel senso si fanno male loro, ma si fanno male anche le altre regioni.